Bentornati, bentornati in diretta. Allora, partiamo intanto cercando di capire che cosa succede a Torino tra qualche giorno. Eleonora Pantò. Sì, stiamo lavorando per organizzare la prima maratona di sviluppo per giochi seri, che sono dei videogiochi particolari che hanno come obiettivo quello di favorire l'apprendimento. Sono molto efficaci, questo ormai è dimostrato, diciamo, da vari studi, e l'evento si svolgerà presso il Politecnico di Torino, dura un intero weekend, si comincia sabato mattina alle 9 e si finisce la domenica pomeriggio alle 6. L'obiettivo è di realizzare, concepire e realizzare almeno il prototipo di un gioco. Questo è fattibile perché in realtà questo modello è mutuato da una rete mondiale che si chiama Global Game Jam, che organizza già questi eventi per progettare videogiochi classici, diciamo, di intrattenimento. Per fare in modo che le persone sappiano un po' cosa le aspetta, abbiamo organizzato una serie di eventi di preparazione. Il primo si è già svolto ed è stato il 20 maggio e aveva come obiettivo proprio dare indicazioni pratiche su come sopravvivere, perché bisogna non dormire, bisogna organizzare bene i Cioè, tempi. queste persone stanno lì per una trentina di ore a lavorare per pensare, elaborare, mettere a punto Esattamente. un gioco. Quindi, insomma, si tratta di 30 ore continue, vero? Sì, bisogna portarsi il sacco a pelo, i viveri ed avere appunto anche una certa, come dire, capacità fisica di Sì, di resistenza. Poi resistenza. organizziamo martedì prossimo un altro evento che sarà sempre alle 19 presso il Coffee Lab di Piazza Vittorio, che ha come titolo Come si progetta un serious game. E lo consiglio veramente a tutti quelli che possono essere interessati perché in realtà non ce ne rendiamo conto, ma tutto quello che è gioco entra nella nostra vita. Faccio un esempio banale, le tessere punti, di fatto, Quello dei dei supermercati. supermercati utilizzano una modalità che oggi viene chiamata gamification, che è proprio questo meccanismo che in realtà ci dà dei premi e ci invita a raggiungere degli obiettivi. Ovviamente gli esempi che saranno fatti quella sera saranno molto più specifici e molto più interessanti. Avremo la possibilità di avere una persona molto preparata che parteciperà, che è Giuseppe Luca Giuseppe Rico Franchi. Franchi, che è un giovane imprenditore che ha fatto una scuola specifica a Copenaghen per imparare a progettare questi videogiochi. Poi avremo il venerdì pomeriggio al Politecnico un convegno internazionale in cui avremo rappresentanti di due progetti europei a cui collaboriamo come CSP e sono appunto uno molto focalizzato su diciamo, le politiche che le pubbliche amministrazioni possono mettere in atto per favorire lo sviluppo di queste industrie. Abbiamo lavorato 2 anni in una rete di 10 regioni europee per individuare appunto quali sono i meccanismi attraverso le quali le pubbliche amministrazioni e le università possono incentivare questo sviluppo di questo settore che è molto promettente da un punto di vista economico. Successivamente ci sarà una tavola rotonda con gli imprenditori torinesi, di cui appunto Marco è uno dei rappresentanti, che ci racconteranno la loro esperienza. Avremo anche ospite la direttrice dell'Associazione Italiana di Sviluppatori. E successivamente appunto daremo ulteriori indicazioni su come è organizzata la maratona vera e propria che comincia la mattina dopo. Quindi un programma ricchissimo. Ma giochi seri, come ci ha detto, finalizzati all'apprendimento, cioè degli strumenti per aiutare i bambini, ma anche i ragazzi o i giovani ad apprendere meglio qualunque tipo di materia, ovviamente adattato alle varie situazioni. Questa è la finalità o uno dei possibili utilizzi di questi giochi? È uno dei possibili utilizzi, nel nostro caso la finalità, nel senso che questa cosa noi la rifaremo per 3 anni, quest'anno è il primo anno e ci focalizzeremo sulle competenze necessarie per usare i computer. L'anno prossimo lo faremo sulle competenze, diciamo, su come migliorare gli stili di vita, quindi mangiare meglio, muoversi di più. E l'anno successivo ancora, nel 2016, ci focalizzeremo sulle competenze per la matematica. Diciamo che in generale, come giustamente diceva lei, i giochi seri hanno diverse, diciamo, ricadute. Sono anche abbastanza simili per qualche verso alle simulazioni che vengono usate anche da Certo, professionisti, chirurghi, piloti, per, diciamo, imparare certi meccanismi. o anche per ipotizzare come verrà un certo tipo di palazzo o come verrà un certo tipo di macchinario e che tipo di risultati potrà avere nella sua costruzione, diciamo, durante la produzione.
Sì, l'idea è quella di dare all'utente la possibilità di avere un'esperienza e vivere questa esperienza simulata per poi, magari una volta che l'utente si avvicina all'approccio vero, che può essere lo studio o l'esperienza lavorativa vera, avere già idea di quello che si aspetterà ed essere in qualche modo già preparato. Il fatto di farlo con un applied game, con un serious game, con un gioco serio, permette all'utente, tramite le dinamiche di gioco, quindi i punti, le classifiche e altri elementi di gioco, di avere subito un ritorno rispetto alla sua preparazione. Ed è una cosa da non, su cui non passare, su cui non, non, che di solito non è un elemento che c'è nella scuola. Nella scuola io studio, però non so a che cosa magari mi potrà servire studiare la matematica. Certo. O che magari studiando la logica matematica io riuscirò a imparare meglio i teoremi, ok? Invece mettendo tutto in questa dinamica di gioco, io ho subito un ritorno rispetto a quanto ho imparato e magari mi viene dato anche come dire, la destinazione, mi viene fatta vedere la destinazione che mi porterà magari a far fatica nello studio, però poi a imparare Perché qualcosa che mi servirà. vedo dove sto andando, insomma. Perché vedo dove sto andando. Ed è questo che forse manca non solo agli studenti, ma anche agli adulti. Ipotizziamo quando noi facciamo formazione nelle nostre aziende. Di solito magari i corsi di formazione possono essere anche un insieme di slide che passano e rischiano anche di essere noiose. Ma se facciamo fare un'esperienza all'utente, al nostro impiegato o dipendente che si forma e capire che quel tipo di formazione gli è utile per poi lavorare meglio e effettivamente, come dire, vivere anche meglio, allora Certo. perché non provarci? Perché non inserire questo in una dinamica di gioco? Parliamo della parte imprenditoriale, cioè tutto questo stiamo parlando di giochi, ma qua parliamo di un'industria enorme Sì, nel mondo. decisamente. Ha accennato prima a una scuola a Copenaghen, se ricordo bene anche la Finlandia ha particolari percorsi e insomma un vivaio molto fertile, vivaio del quale fanno parte poi ragazzi anche italiani, cioè non un vivaio. Assolutamente. Ecco, dal punto di vista economico, che cosa rappresenta e che cosa potrebbe rappresentare per il Torino, che comunque ha un Politecnico come base? Politecnico ha un'università di Torino con il corso di informatica che è specializzato in settori che sono propri del gaming, quindi l'intelligenza artificiale. Noi parliamo di un'industria che a livello mondiale fattura 70 miliardi di dollari all'anno, che ha visto a settembre un gioco in uscita che ha raggiunto il miliardo di fatturato in 3 giorni. Il gioco era Grand Theft Auto 5. Avatar, un altro film che noi conosciamo come grande film di successo, ha raggiunto questo risultato in 17 giorni. Quindi Le le dimensioni sono queste. dimensioni sono queste, sono de dimensioni decisamente interessanti. Mettiamo anche dentro il fatto che nel produrre un videogioco io ho necessità di avere non solo una competenza tecnologica molto forte, nel nostro campo si dice, beh, quando ormai hai fatto un videogioco hai imparato a fare tutto, no? Perché di fatto il videogioco usa le tecnologie dell'ultimo livello, tutte le tecnologie, tutte le parti di informatica vengono in qualche modo coinvolte e quindi è proprio mettere alla prova la persona. Ma un videogioco non è solo tecnologia, è arte, perché ci vuole chi fa la grafica, chi ha l'idea e chi ha il talento per realizzarla. Persone che inventino la dinamica di gioco o la storia, quindi chiamiamoli game designer o gli sceneggiatori, le persone che cercano di analizzare l'esperienza di gioco, quindi gli psicologi, cioè c'è un insieme di competenze, poi le persone del marketing, tutte quelle che in qualche modo aiutano Fanno a arrivare a quel rendere visibile, miliardo. sì, perché il gioco senza marketing purtroppo, come tutti i prodotti, non è... È un po' duro da tirare Certo. avanti. Allora, perché a Torino, con questi poli di formazione molto interessanti e riconosciuti nel mondo, non possiamo costruire noi una industria? Ed è quello che stiamo facendo un po' con la mia azienda iMentor e un po' con le aziende che ci sono qui a Torino. Abbiamo costituito questa associazione T-Union che ha portato la Global Game Jam a gennaio e quindi ha permesso a un centinaio di persone di immergersi in questa esperienza mondiale che le ha coinvolte con altre 23.000 persone nel mondo e queste persone hanno per 48 ore elaborato il prototipo di un gioco secondo un tema lanciato a livello mondiale.
Direi che la sfida è decisamente affascinante, poi appunto stiamo parlando di lavori, occasioni di economia che concorrono verso l'alto, cioè non stiamo parlando di fare bulloni che qualcuno che me lo fa a me non lo trovo sempre, stiamo parlando di produzione di alto livello, quindi di opportunità di lavoro buono, di guadagni almeno discreti, insomma di prospettiva completamente diversa che provare a concorrere con la Cina sulla, appunto, ripeto, produzione dei bulloni, che è un pochino più difficile. E in questo senso qua, attrarre con iniziative di questo genere, sul territorio, è una delle finalità dell'iniziativa. Assolutamente sì, tra l'altro lavoriamo anche in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano e con un'azienda di Firenze, proprio perché questa iniziativa si colloca in un progetto europeo e quindi anche noi, nello stesso weekend, ci saranno diverse location in Europa che organizzano questo evento. Quello che mi sembrava interessante aggiungere sono due cose, una relativa all'apprendimento, nel senso che appunto quest'idea del usare il videogioco come strumento per l'apprendimento secondarie del Piemonte con un progetto che si chiama Italian Scratch Festival, indirizzato ai ragazzi del biennio delle superiori, che appunto abbiamo trovato un linguaggio di programmazione adatto a quell'età, molto semplice, che gli permette, diciamo, con competenze di ingresso bassissime, in 3 mesi di realizzare dei giochi. Abbiamo fatto la premiazione il 17 maggio e abbiamo visto delle cose veramente eccellenti. L'altra cosa che volevo dire rispetto, diciamo, al discorso dell'occupazione è che in realtà servono, non è detto che per entrare in questo mercato ci vogliano degli investimenti ingenti come era qualche tempo fa. Stiamo assistendo a questa rivoluzione portata dagli smartphone che in realtà permette anche con pochi strumenti di entrare. Il caso più eclatante credo sia quello del giochino 2048, non so Sì, se. sì, Ecco, sì, sì. quello è stato uno studente che l'ha fatto di molto giovane, l'ha regalato e questo gioco in pochi giorni è diventato, come dire, Dilagato assolutamente nel mondo. dilagato, e lui ha cominciato a ricevere offerte di lavoro. Quindi è un modo anche di proporsi sul lavoro attraverso non il solito curriculum che tanto nessuno voglia di leggere, ma dando proprio la Una prova. dimostrazione di quello che si è in grado di fare. Sì, una dimostrazione, una prova di quello che si è in grado di fare, ma di soprattutto del fatto che si ha in mente qualcosa, che si ha della creatività, si ha la capacità di guardare più avanti. Allora, noi facciamo la seconda pausa, 2 minuti, torniamo con voi per parlare ancora di Turing Jam Today dal 13 al 15 giugno, tra pochi giorni, a Torino, e vi farò vedere anche un video curioso di quello che riassume un'iniziativa simile fatta a Utrecht in Olanda. Tra 2 minuti torniamo. Bentornati in diretta. Allora, prima del video sentiamo una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno dottor Franco. Tre Buongiorno. cose. Anzitutto volevo dire ai suoi ospiti che sarebbe la loro idea molto importante, ad esempio, anche già nelle scuole elementari e medie. Perché dico questo? Ma ai miei tempi, io ho quasi 65 anni, no, cos'è che era premiato? Era premiato l'obbedienza, l'eseguire e fare cose del genere. Ovviamente poi io ho cambiato perché ad esempio mi sono laureato in matematica, ma io venivo dall'istituto tecnico. Ho notato ad esempio la differenza con quelli che venivano dal liceo classico. Cos'era la differenza? La differenza è che loro avevano studi filosofici, oltre che il greco e il latino. Sembrerà strano, ma sono materie che aiutano poi molto nel formare la vita e in Sì, quello sì. un po' a me personalmente è mancato. Ecco. Secondo me, certo ci vogliono ingegneri, artisti, diciamo, di matematici e tutto, ma alla base del tutto, secondo me, ci sono i lavori. Poi dopo, ovviamente, ci sono le varie applicazioni, quindi i modelli matematici, quindi c'è poi l'ingegneristica e così via. Però, ripeto, è tutta un'attività destinata, tra virgolette, ancora a una certa elite.
Si dice che gli italiani non sono tanti propensi all'attività matematica, agli studi matematici e così via, e dicono ma dovrebbero impegnarsi in più di quello. Io mi permetto di dissentire, perché o sei portato o non sei portato, non è una questione. Forse è che non è ben insegnata la matematica a livelli più bassi. Poi, se mi permette, dottor Franco, due cose. Una la metto un po' sulla ceglia. Allora, l'altro giorno è arrivata la lettera dall'Unione Europea e quindi vorrei mandare una foto di Oliver Rehn a Salvini e a Grillo. E poi con un commento: gliene avete dette, ma ve ne siete prese. Sì. L'altra cosa, la scorsa settimana ho visto la tappa sullo Stelvio, no? Sì. L'imperatore Francesco I nel 1822 ha incaricato un ingegnere, in 3 anni ha finito lo Stelvio. Pensavo ad esempio alla Salerno-Reggio Calabria, dicevano che dovevano finirla nel 2013, qualcuno si è impegnato, a lei risulta che è finita la Salerno-Reggio Calabria. Mi pare di no, grazie, buona giornata. Si fanno anche attività di qualche tipo con studenti delle elementari e delle medie? Sì? Sì, senso che per esempio questo linguaggio che citavo prima, molto semplice, che è Scratch, in realtà è adatto già ai bambini delle elementari, però appunto un conto è avere una classe dove ci sono talenti certo. diversi, un conto. C'è un'organizzazione molto interessante che si chiama Coder Dojo, che organizza dei pomeriggi per la merenda, diciamo così, di programmazione. I ragazzi possono andare col papà e un computer e una merenda e lì ci trovano dei tutor che insegnano a fare questa cosa. Questo avviene già in parecchie città italiane, a Roma, Firenze, Bologna, Genova, credo anche a Pinerolo c'è il primo Coder Dojo piemontese. E poi appunto in realtà ci sono molti insegnanti interessati che stanno applicando sì. questi metodi anche per i bambini molto piccoli. Che si mettono di loro iniziativa. Allora, vi avevo detto del video, andiamo a vedere così capite anche che cosa succede in una notte così. Questa è stata fatta a Utrecht in Olanda. Allora, questo era il video che è tornato indietro a un certo punto, però possiamo continuare a vederlo, intanto che sono al lavoro appunto.
hold on tight. Quindi da tanto divertimento e tanto gioco, da tanta collaborazione, nascono però poi delle cose in 30 ore, dei sì. prototipi che poi diventano dei prodotti. Giochi veri, sì. Ne abbiamo, beh, nel video si è visto un gioco che si chiama Dark Day LA, sarebbe Los Angeles, ed è un gioco che è uscito per iPhone, iPad, insomma per sistemi iOS, proprio partendo dal concetto che è nato nella Global Game Jam. Naturalmente il gioco poi viene sviluppato, rielaborato, però l'idea di avere un momento di creatività pura, senza avere come dire, gli spettri delle restrizioni commerciali della produzione, permette alle persone, alla propria testa, di creare libertà. E proprio da questo momento di creazione di libertà che nascono poi dei prodotti che continuati diventano dei giochi commerciali. Dark Day LA è uno, è successo quest'anno con Surgeon Simulator 2013, un simulatore di chirurgia, di operazioni chirurgiche che faceva ridere, no? Dove si fanno delle operazioni assurde, il trapianto del cervello, però era il tono della parodia, era quello l'obiettivo che si voleva raggiungere. E offre comunque tutta una parte di interazione con la mano molto interessante, quindi c'è anche un'idea di interagire con di interazione che viene proposta all'utente nuova, ok? E quindi da un semplice, come può sembrare in superficie, esercizio di creatività, nasce poi un qualcosa che diventa qualcosa di vendibile e che ha poi successo. E l'obiettivo è proprio questo, cioè dare sfogo alla creatività. L'obiettivo è dare sfogo alla creatività, poi tutto quello che viene dopo sarà un di più, però dare sfogo alla creatività, creare rete, conoscere delle persone. Noi stessi alla Global Game Jam di Torino abbiamo conosciuto delle persone, abbiamo visto che c'è tanta gente che vuole sapere, vuole capire come si crea un videogioco perché lo immagina come suo lavoro nel futuro. È una cosa che non deve essere un sogno, essere lasciato nel cassetto, perché io devo rinunciare a un lavoro che sarà bellissimo, che mi preparerà tecnologicamente e che stimolerà la mia creatività. È quello che stiamo cercando di fare qui a Torino. Giusto, perché rinunciarci? Eleonora Panto, mettete a disposizione dei binari, uno deve provare ad andarci. Infatti anche nel caso della maratona sui giochi seri ci sarà appunto una valutazione che viene fatta alla fine, perché poi magari possiamo anche raccontare come si svolge effettivamente la durata della cosa, ma questo lo lascio fare a Marco che è più addentro di me. L'idea è che appunto alla fine della giornata c'è una giuria che valuta, diciamo, i risultati di quello che è stato prodotto, ma in realtà tutto quello che viene prodotto viene poi chiesto al progetto europeo di essere valutato, diciamo, rispetto anche a quello che capita nello stesso momento in Francia, in Spagna, eccetera. E l'idea è che a fine anno i migliori saranno invitati a Bruxelles e il progetto dovrebbe farsi carico di dare anche uno sbocco finanziario alla cosa. Quindi non è detto che magari da un weekend, diciamo così, di gioco e di passione emergano, diciamo, delle opportunità. Qua partecipano ragazzi da dove vogliono? Sì, non ci sono limiti alla provenienza. Abbiamo avuto qualche discussione sul fatto se aprire anche i minori. In realtà abbiamo deciso di fare anche questo salto, nel senso che per esempio la game che è stata gestita a gennaio non era aperta ai minori, però abbiamo pensato che anche per gli studenti delle scuole secondarie che già appunto lavorano con noi su questi temi poteva essere interessante. Mi permetto di sottolineare ancora come appunto ci siano molti ragazzi che vorrebbero continuare gli studi in questo settore, però appunto i nostri atenei ad oggi non danno ancora una risposta in questo senso. Una risposta unica, bisognerebbe trovare pezzi qua e là, giusto?
Sì, in realtà ci sono proprio, diciamo, dei pezzi di insegnamenti ci sono, però quello che sarebbe bello è che ci fosse davvero un percorso per game designer che può essere, sì, come diceva appunto l'ascoltatore prima, anche più di tipo applicativo, nel senso che non è detto che servano solo dei programmatori o dei matematici bravi, perché la matematica è molto importante per i videogiochi, quindi insomma uno stimolo anche ai ragazzi non mollare su quel fronte. Studiare l'analisi di matematica non è inutile, anzi. No, assolutamente, assolutamente. Allora, facciamo l'ultima pausa, torniamo con voi per proseguire a conoscere e parlare di questa cosa così interessante e per fortuna pure divertente. Bentornati in diretta. Vediamo un attimo allora qual è il percorso di questa giornata. Che okay. Cosa succede? Entrano con le valigie, come abbiamo visto. Sì, entrano con le valigie. A inizio giornata, che per noi sarà sabato 14 alle ore 9, viene proclamato il tema. E quindi viene spiegato che ogni gioco prodotto dovrà rispondere a un certo tema. Con l'ispirazione e la creatività che il gruppo darà, però il tema deve essere quello, diciamo, spiegato proprio in questa prima parte. Successivamente si formano i gruppi. E qui e questa è una fase molto delicata. Ma quindi i gruppi non arrivano già formati? Cioè quei ragazzi che abbiamo visto che hanno vinto sono stati messi insieme lì? Si mettono insieme lì. Infatti ci sono tantissime tecniche per cercare di mettere insieme le persone. Perché la persona sarebbe portata a stare con i propri amici. In verità stare con i propri amici vuol dire perdere un ingrediente che c'è in una gem. Cioè la possibilità di conoscere e collaborare, lavorare insieme, creare insieme ad altre persone che non si conoscono. Okay? Quindi la finalità del lavoro, della creazione di gruppi, è quella di mettere insieme gruppi di 4, 5, 6 persone che non si conoscano e che possano creare insieme. Una volta che si crea il gruppo comincia la fase un pochettino più delicata di creazione, perché un conto è magari avere un'idea già chiara e partire, ma bisogna partorirla questa idea. Allora comincerà questa fase di brainstorming che ogni gruppo si gestirà per riuscire a capire cosa fare. Ed è difficile, soprattutto per chi è alla prima gem, far capire che bisogna cercare di partire con un progetto che sia realizzabile, no? Perché tutti partono, io farò il gioco realizzerò il prototipo della vita facendo un gioco con delle dinamiche procedurali, delle cose complicatissime. No? Hai bisogno di 6 mesi. Non 33 ore, ma 6 mesi. Allora, in questo ci sono i tutor che, girando per i gruppi che si formano, cercano di vedere come questa gestazione funziona. La giornata va avanti, ci sarà poi il pranzo, ognuno si gestisce tutta la parte dei pranzi e delle cene come desidera, secondo l'economia. Ci sono gruppi che organizzano dei tornei ad altri giochi per sfogarsi un po', perché alla fine quello che si condivide è la passione. Le pistole d'acqua, come abbiamo visto. Le pistole d'acqua, ci sono dei giochi magari fatti con le periferiche della Sony, col Kinect, col PlayStation Move, eccetera. E poi verso la fine della giornata c'è un momento di briefing in cui tutti i responsabili dei gruppi vengono chiamati dal gruppo dei tutor e si cerca di capire a che punto sono. Si identifica un'ora poi, che è verso la fine del primo giorno, verso le 11 di sera, in cui si chiede ai gruppi di interrompere la fase di creazione e quello che hanno pensato deve partire e cominciare a essere sviluppato. E di lì parte la notte, ognuno nella notte si organizzerà come vuole, tendenzialmente i jammers, che questo è il nome delle persone che partecipano, creano fino allo sfinimento. Infatti il fatto di fare un corso di preparazione è giusto per dire, ragazzi, mantenete le energie, fate magari dei pisolini da una o due ore per riuscire a mantenere comunque un'energia e una lucidità, perché poi la seconda fase è quella della programmazione e della creazione e quindi bisogna essere sufficientemente lucidi. Si arriverà poi alla fine della domenica in cui il prototipo verrà giocato dalle altre persone, dagli altri partecipanti della jam e della giuria, e poi ci sarà la conclusione finale con il gioco migliore o i giochi migliori da poi portare a Bruxelles, insomma, in fase finale. Tengo a sottolineare che
è importante che ci sia la premiazione, ma è anche molto importante capire che la creatività deve essere lasciata libera, sì, sì, ok? Sì. E quindi, perché altrimenti se uno pensa devo assolutamente vincere, quando uno pensa di dover assolutamente vincere, allora poi la fase creativa arriverà, diventa condizionata dal fatto che devo fare una cosa che piaccia a qualcuno, in verità poi cosa vi aspettate come diciamo quantità di persone, come eco, cosa significa per voi il successo di questa iniziativa? Ma essendo la prima volta ed essendo un tema molto di nicchia di cui ci rendiamo conto, se riuscissimo ad avere una partecipazione reale intorno alle 50 persone, per noi sarebbe veramente un grande successo. Diciamo che può essere anche un'opportunità per le aziende, nel senso che possono vedere all'opera, certo, magari dei ragazzi che sono promettenti, e quindi in questo senso invitiamo anche chi vuole a venire magari in fase di chiusura, perché verso la chiusura alle 5 della domenica ci sarà la cosiddetta fase di pitch, in cui ognuno presenterà il proprio prodotto a tutti gli altri, quindi ci sarà anche un momento così di restituzione, anche se di fatto non c'è nessun premio in palio, a meno che qualche munifico sponsor compaia all'orizzonte e decida appunto di sostenerci in qualche modo. Una cosa che volevo ancora aggiungere è che il bello del gioco è che non bisogna aver paura di sbagliare. Nel senso che l'allenamento che ci manca anche a scuola è proprio quello di dover sempre pensare al successo. Invece nel gioco si sa che sbagliando si impara, come si diceva una volta, no? E quindi le ore passate ad allenarsi sono comunque importanti, ed è questa una mentalità che noi secondo me dobbiamo davvero acquisire. E questo ha comunque la finalità di incominciare appunto a diffondere sempre di più sul territorio questo tipo di attenzione, poi che diventi percorsi di studio, che diventi comunque un clima diverso, però la finalità è quella. Assolutamente sì, l'invito infatti è particolarmente agli insegnanti, nel senso che trattandosi di giochi destinati all'apprendimento è utile che ci sia qualcuno che dice no ragazzi, sarà anche molto divertente, ma da un punto di vista dell'apprendimento questa cosa non funziona. Io non posso portare in classe un'applicazione che funziona in questo modo. In realtà ci sono già esempi di insegnanti che usano giochi per esempio di simulazione, quelli Age of Empire o Civilization, che vengono usati dai ragazzi per imparare la storia, e gli insegnanti scrivono sui forum che devono dire la lezione è finita, basta, andate via, smettiamola. Quindi è di fatto un modo di coinvolgere i ragazzi che sempre di più si sentono, come dire, staccati da una scuola che è diversa da quella che vivono magari fuori dalle mura della classe. Certo. E invece dal punto di vista imprenditoriale, economico, che potenzialità ha questo settore per un territorio come il nostro rispetto a quello che c'è oggi? Beh, le potenzialità sono quelle di poter permettere la creazione di start-up ad alto livello tecnologico. E se ben indirizzate, quindi se si formano le persone che formeranno queste start-up nell'industria del videogioco, è quello di poter riuscire a sfruttare un patrimonio formativo che c'è qui a Torino e che al momento vede le persone che hanno le competenze e la voglia di lavorare nel mondo dei videogiochi andare fuori. Allora, perché io devo andare fuori, come è successo a me, perché ho lavorato 6 anni a Milano nel più grande studio di sviluppo italiano di videogiochi, perché io devo andare fuori quando posso stare a casa e costruire io l'industria, e sapendo che ci sono delle grandi competenze anche qui di partenza, che è un po' l'intuizione che ho avuto io quando abbiamo formato questa associazione che si chiama T-Union. Guardandoci in faccia durante un caffè ci siamo detti: perché se siamo così bravi dobbiamo andare fuori? Chi in California, chi a Milano semplicemente? Siamo qua e proviamo a fare le cose qui. L'opportunità comunque è concreta, reale, cioè è una cosa che può avvenire in tempi anche relativamente brevi. La stiamo costruendo. No, certo, però non richiede secoli per completarsi un percorso di questo tipo. Richiede tanta forza di volontà e pazienza. La velocità, cioè,
diciamo che magari nell'ordine di un anno uno può acquisire questo tipo di competenza. No, ma dico, il settore in sé si sviluppa in tempi abbastanza rapidi. Sì, il settore in sé, c'è un tempo di partenza che può variare dagli 1 ai 2 anni a seconda del prodotto che si vuole cominciare a sviluppare. Però c'è bisogno di questo tempo di gestazione. Certo. Poi da lì, cominciando a commercializzarlo e cominciando a entrare del denaro partendo dal primo prodotto, si crea un circolo virtuoso. E solo questo, c'è un tempo fisiologico per creare questo circolo virtuoso. Assolutamente. Volevo ancora... Prego. Obiettivo della giornata di venerdì è proprio anche un po' quello di sensibilizzare la nostra pubblica amministrazione, nel senso che quello che abbiamo visto con il progetto è che, per esempio, in altre regioni, per esempio nella regione di Parigi, ci sono stati forti investimenti da parte del governo per sostenere queste imprese facendo degli incubatori ad hoc. Ad esempio, noi la GEM l'avremo, grazie, saremo ospitati proprio dall'incubatore del Politecnico che sostiene questo tipo di aziende, ma non è specifico sul videogioco. Quindi quello che mi piacerebbe, insomma, che venerdì venissero anche degli altri imprenditori a sentire, a raccontare che cosa vorrebbero loro che la, diciamo, la pubblica amministrazione facesse per sostenere questo tipo di imprese. E sicuramente è una, lo ripeto, di quelle occasioni che sono... di avere elevato valore competitivo, perché creano lavoro molto richiesto, che creano economia buona, che non creano lavoracci sporchi e pericolosi e mal pagati, ma al contrario creano opportunità di sviluppo vero. Concreto. Grazie a Eleonora Pantò e Marco Mazzaglia per essere stati con noi. Cercheremo di seguire quella notte anche l'evento, ma non so se riuscirò a stare sveglio con loro, oppure magari resto sveglio con loro e non torno più qua. Nel frattempo ringraziamo loro, saluto voi. Tra poco, intanto vi ricordo l'appuntamento che è Turin Gem Today, dal 13 al 15 giugno. Potete trovare su internet i riferimenti per tutti gli orari, i luoghi, eccetera eccetera, quindi chi è interessato può andare. Ora una breve pausa, poi si prosegue con Massimo Tadorni, sempre orario continuato. Noi ci vediamo domani.